uno sfrenato al limite della sopportazione umana è una arrivare. Grande spettacolarità. Quindi non è uno spettacolo. Le vedo arrivare. Ecco, le vedo arrivare. Le facciamo entrare subito. Eccole qui le nostre campionesse. Vedi, c'è la tigre di Washington, c'è la nostra rappresentante, c'è la spagnola, e c'è... sono bravissime. L'incontro. Io avrei scelto quelle che hanno maggior titoli, sono le campionesse più superbe, migliori, le leonesse. E avrei scelto. Le vediamo qui, alla nostra destra. La diavolessa del Camerun e la pantera rossa di Toronto. Un grande applauso! A queste signore che tra poco ci faranno vedere questo incontro. Ecco, intanto io direi, tu puoi preparare. Mi reco a fare l'armadio, a suonare il gong, e suono anche ogni combattimento. Per dare un crisma di ufficialità a questo incontro occorrono due figure essenziali che sono fondamentali per questo sport. Sì. Il massaggiatore. Grazie. Perché prima il massaggiatore? Perché è uno sport di estrema tensione, di estrema violenza agonistica, e allora queste donne, queste campionesse, si procurano facilmente crampi, e quindi c'è bisogno di un distrazione muscolare che al momento perché agire. Se non rianima, non riesce a guarire a velocità supersonica. Io non lo so, ce l'abbiamo un massaggiatore? Allora io vedrei se c'è un massaggiatore. C'è un massaggiatore, eccolo qui, perfetto! Che fortuna! Buonasera, benvenuto! Senti Aldo, per quanto riguarda l'arbitro, naturalmente ci vorrebbe una persona che possa avere. Adesso ci vorrebbe una persona robusta, giovane per fronteggiare la furia. Aldo, io qua vado bene, col gong. Sì. Ecco, scelgo lui. Questo signore qui. Secondo te ha la faccia d'arbitro? Per cortesia. Perfetto, facciamo un applauso di collegamento. Allora, ci possiamo mettere subito in posizione? Io direi sia l'arbitro che il massaggiatore li facciamo. Allora, l'arbitro, per cortesia, lei si dovrebbe però togliere la giacca, questo lo può fare, sì. Se la vuole consegnare a me, che la porto dietro le quinte. Allora, il gioco, come spiegate, è semplice. Ogni volta che uno delle due avrà schienato un altro, lei deve gridare au, perché deve fare un grido au, perché non c'è fischietto, insomma. Facciamo poi io intanto lo aiuto. Entrare ogni presa le signore, io qui vincente lontano. Di una delle due. Poi, ogni fine dell'incontro, quando lei avrà stabilito che avrà vinto, fa così e indica la lottatrice che ha. Naturalmente tu però cerca di aiutare il signore, perché lui non lo ha mai fatto l'arbitro. Lo aiuto io, ci penso io, sto vicino, vedi, c'è pure il fischietto, l'aiuto. Tu sei pronto, però, Enzo, per dare il via? Sono pronto, nella realtà di questo bellissimo. Sport il grido è quasi bellino, oh, così dovrebbe fare. Allora Aldo, io mi allontano perché qui non si sa mai. Allora, Io vado di gong, Aldo, aspetto Enzo, il tuo cenno. Tutto è pronto, tutto a posto? Sì? Prima ripresa. Vai! Allora. Allora, momento, io direi, guarda come si guarda, io direi arbitro, è d'accordo, momento. È d'accordo nel dare, dare primo round pari? È d'accordo, pari il primo round, secondo round. Diavolessa del Camerun! Questo signore ha partecipato! Lo stanno girando! Il primo incontro! È un'umiliazione di Lille!
allora, basta, Lorella, calme. Io direi, se sei d'accordo, di proclamare l'arbitro, il signor Ciro Tortora, primo campione del mondo della stagnata. Chi la fa la stretti? Questa praticamente è stata una...